Siamo col palleggiatore della Scarabeo Roma, Francesco Zoppellari. Francesco, una partita tirata oggi al Palatiziano, un 3-2 per Spoleto. Che partita hai visto al campo? Ma è stata, come hai detto tu, è stata una partita tirata. Loro sono stati bravi il quarto e il quinto set perché hanno giocato una pallavolo molto cinica, i pochi contrattacchi che avevano, poi i contrattacchi che hanno avuto li hanno sempre messi a terra. Noi secondo me anche con la partita di Brescia siamo sempre stati un po' troppo poco cattivi nella fase break perché abbiamo difeso poco e oggi abbiamo anche battuto abbastanza male. Loro abbiamo fatto sia come siamo in battuta che le battute che andavano di là erano secondo me troppo facili. Diciamo che dopo un primo set a favore di Spoleto la strategia di battere forte e mettere in difficoltà la ricezione ha pagato, Raic abbastanza in difficoltà, poi però sul finale forse è mancato anche un po' di smalto, Francesco. Ma smalto non saprei, secondo me queste partite le vince chi è più dentro la partita nelle piccole cose. Loro, come ho detto prima, quei contrattacchi li hanno messi a terra, sì è vero, lo sapevamo che avevano dei buoni battitori che ci hanno messo in difficoltà, però noi in ricezione non abbiamo fatto male, anzi, quindi la bravura in queste partite sono i dettagli. Poi diciamo anche sul finale magari la mossa di Bertoli confermato in campo, insomma coach Monti ha trovato una risorsa in più, un giocatore in più che insomma ha fatto il suo sul finale. Sì, conta sì, anche questo, Francesco. Conta quello sì, senza dubbio, loro hanno pescato alla panchina, però anche noi abbiamo una panchina folta, ha già giocato Gianca, e ha fatto una egregia partita. Quindi anche noi, sia noi che come tutte le altre squadre a questo punto possiamo contare non solo nei 7 titolari, ma possiamo contare in 11-12 uomini che possono dare il loro servizio in qualsiasi momento. Quindi tutto rimandato all'ultimo contro Bergamo per definire esattamente questa griglia playoff, quindi ancora più suspense, Francesco. Ancora più suspense e adesso vedremo. Andiamo a Bergamo, un campo difficile. Loro hanno perso anche oggi, se non sbaglio, quindi avranno voglia di scattarsi, anche noi avremo voglia di scattarci e speriamo di prenderci quello che vogliamo, che desideriamo da agosto.